Pace a tutti, voglio ringraziare il Signore perché sono qui con voi. La mia testimonianza, in breve, è che io non sono da una famiglia cristiana evangelica, ma venivo da una religione musulmana Bektashia. Nel 2013 un giorno sono andata nella distribuzione dei panni con i miei genitori. In quel momento non volevo andare, ma grazie a Dio lì sono entrata e dei fratelli mi hanno parlato del Signore e cosa il Signore ti parla. E da lì ho cominciato a frequentare la chiesa cristiana evangelica. Lo ringrazio perché nella mia vita ho avuto tante cose e praticamente mio babbo ha perso il lavoro, come immagino nella famiglia succede, e purtroppo nel 2016 la mia mamma doveva andare via dall'Italia perché, essendo che mio babbo non lavorava, non poteva stare qua in Italia. E per me lì nel 2016 è stato molto difficile. Piangevo la notte, non dormivo, facevo fatica, volevo suicidarmi, volevo proprio buttarmi dalla finestra. Quando andavo in chiesa parlavo a tutti, sorridevo, ma ero un sorriso falso. Ma ringrazio il Signore che nel 2018 a casa, nella mia stanza, ho pregato che mi salvasse il Signore, perché non potevo andare avanti così, perché solo Lui mi può aiutare, solo Lui che mi ha dato la forza di andare avanti. E ringrazio perché posso parlare del Signore con tutti, e grazie anche al Signore che può venire anche la mia famiglia in chiesa, perché essendo che io sono albanese e facciamo come ogni albanese, fa fatica a venire in chiesa, però io ringrazio il Signore che, se mi ascolta qualcuno qua che è albanese, io ringrazio il Signore che viene nella mia chiesa, nella nostra chiesa, nella mia famiglia del Signore, perché lo ringrazio che io sono cristiana evangelica, che il Signore mi ha salvato, che mi ha dato la vita eterna. Grazie, pace a tutti.